Ciao a tutti e benvenuti nel canale di Andy Via 68. Oggi affronteremo il primo video tutorial per quanto riguarda il video fatto con le macchine fotografiche, le DSLR e le reflex in generale. Nel primo video tutorial parleremo di apertura di diaframma, quindi verificheremo la profondità di campo. Una prima carrellata, qua abbiamo una 5D Mark II, che è una macchina fotografica reflex che col tempo è stato appurato che fa dei video cinematografici molto elevati, qualitativamente quasi alla pari di macchine a 2K o a pellicola. E poi abbiamo una Lumix, una GH2, che ha la particolarità di essere una 4 terzi, ma al suo interno è stato cambiato il suo firmware, quindi è stato modificato il firmware in modo da poter ottenere delle prestazioni veramente fantastiche per quanto riguarda la qualità, e i bitrate sono stati aumentati addirittura a registrare in intraframe, poi vedremo come. Comunque ci sono degli altri video tutorial che spiegano le funzioni della GH2 nel mio canale. Quindi con queste macchine verificheremo poi come intervenire per quanto riguarda il video e il diaframma. Non c'è niente di diverso rispetto a tutto ciò che riguarda la fotografia, perché quello che si fa col video deriva dalle caratteristiche delle foto. Quindi via via nei prossimi video tutorial vedremo anche nelle altre puntate tutte le altre caratteristiche e usare o no un certo tipo di obiettivi per alcune riprese. E niente, questo è tutto, e adesso andiamo a verificare cosa vuol dire apertura di diaframma nel video. Bene, in questo momento possiamo dare un'occhiata veloce ai nostri obiettivi. Gli obiettivi sono la parte più importante delle nostre riprese, perché con questi si possono diversificare le diverse riprese per avere una maggiore profondità di campo, oppure per fare entrare appunto più o meno luce, e soprattutto per dare la possibilità di avere un grand'angolo piuttosto che una ripresa molto vicina, quindi con uno zoom molto spinto. Ed è per questo che vengono anche in gioco una borsa con diversi obiettivi che serviranno per le nostre varie riprese. In questa puntata verificheremo poi l'uso dei vari obiettivi per le varie riprese e le circostanze nelle quali bisogna utilizzare uno piuttosto che l'altro. Benissimo, vediamo adesso cosa significano le scritture che ci sono negli obiettivi. In tutti gli obiettivi avete sempre visto scritto delle cose intorno agli obiettivi oppure davanti agli obiettivi, e verifichiamo cosa significano. In questo caso Canon Lens vuol dire che chiaramente è una lente Canon, e F, che è la sua sigla, che sta a significare full frame. Questa si può montare sia sulle macchine full frame come la 5D Mark II in questo caso, oppure su altre macchine della Canon quali la 600D, la 550D e altre. Solamente che nelle full frame è il formato pieno, quindi 50 mm in questo caso rimane 50 mm, nelle altre macchine hanno un fattore di crop, significa che bisogna moltiplicare per 1,6 il 50 mm, quindi la distanza focale. 50 mm abbiamo detto che è il nostro obiettivo. Poi abbiamo 1 con una sorta di divisione, 1.8. 1.8 è la nostra apertura di diaframma, che è quella, diciamo che è quello che verificheremo oggi nel primo video tutorial. Più basso è questo valore, più luce entra nel nostro obiettivo, perché il diaframma si aprirà maggiormente, e più otterremo delle possibilità di profondità di campo. Poi abbiamo per esempio in questo caso 52 mm, che è la grandezza del nostro filtro. Noi possiamo montare in questo caso dei filtri da 52 mm in questo obiettivo. Adesso analizziamo un altro obiettivo. In questo caso abbiamo un Lumix e andiamo a verificare cosa c'è scritto sul nostro Lumix. Sul nostro Lumix c'è scritto che è un 2,5 come apertura di diaframma, è un 14 mm come campo, e possiamo montare dei filtri dal diametro di 46 mm. Ecco, questo abbiamo spiegato brevemente le diciture dei vari obiettivi. Analizziamo ora come si comporta la nostra 5D Mark II con l'apertura di diaframma. L'accendiamo e vedete che questa è la nostra apertura del diaframma. Il diaframma è
quel circolo che c'è dentro l'obiettivo, ora poi lo vedremo in dettaglio. In questo caso abbiamo la possibilità di selezionarlo, abbiamo F3, possiamo spostarci, 5-6, quindi più basso è il valore e più luce può entrare, quindi in condizioni di scarsa luminosità conviene usare il diaframma molto basso, però vedremo poi nel dettaglio come sia, come cambi poi le profondità di campo abbassando questo valore o aumentandolo. Vedete che in questo caso questo obiettivo, che è il 50 mm che abbiamo visto prima, arriva fino a F22 e in basso F1.8. Nel caso della Lumix è leggermente diverso, bisogna spostare la ghiera in posizione M per il nostro video. Qua abbiamo la possibilità di selezionare il manual focus per gli interventi manuali, oppure un fuoco automatico costante oppure no, e in maniera molto, questo qua è una modalità fuoco molto veloce rispetto a Canon, e la possibilità anche di selezionare lo spot o altri tipi di cambiamenti di messa a fuoco. Adesso vediamo come si comporterà, come bisogna settare il nostro diaframma sulla Lumix. Montiamo adesso un altro obiettivo, perché qua era stato montato con un adattatore un obiettivo Tamron che era per Canon, quindi mettiamo il nostro 14 mm. E vediamo come fare la nostra situazione. Nel caso della Lumix abbiamo un Q-menu, lo clicchiamo, vedete che abbiamo Q-menu scritto qua, e abbiamo la possibilità di selezionare l'apertura del diaframma, che in questo caso è 4.0, ci muoviamo con i cursori, quindi Q-menu, e con i cursori anche qua abbiamo la possibilità di selezionare, come abbiamo visto prima nel 14 mm, un 2.5 come apertura di diaframma, fino ad arrivare ad un 22 anche qua. Quindi 22, abbiamo detto, diaframma molto piccolo, quindi poca luce che entra dentro alla macchina fotografica, e 2.5, un diaframma alla massima apertura, quindi tanta luce e meno profondità di campo. Bene, ora guardiamo sul campo come funziona il nostro diaframma. Quindi accendiamo la nostra 5D Mark II. In questo caso abbiamo messo, perché bisogna fare tutto in manuale, la M sulla ghiera. Quindi clicchiamo in modo che si possa visionare il monitor Live View. A quel punto abbiamo la nostra pallina e lo sfocato dietro. Innanzitutto mettiamo a fuoco la nostra pallina. Quindi agiamo sempre in maniera manuale, perfetto. In questo caso abbiamo un 50 come tempo di scatto, il 14 che è il nostro diaframma, quindi quello che consideriamo adesso, quindi molto chiuso, e un ISO 250. In questo caso si vede la pallina molto bene, e gli oggetti che sono dietro si intravedono abbastanza bene. Questo perché? Perché abbiamo diminuito la profondità di campo. Significa che tutto quello che rimane nella nostra composizione è piuttosto a fuoco, principalmente la pallina perché è l'oggetto che abbiamo messo a fuoco, ma il resto anche. Adesso facciamo il contrario, diminuiamo il nostro, allarghiamo il nostro diaframma, lo portiamo a 1.8 e vedete che entrerà tantissima luce perché si è aperto il diaframma, quindi non basterà l'ISO, quindi dovremo anche diminuire l'ISO, quindi la quantità, diciamo la sensibilità che era nelle vecchie pellicole, mettiamo 100 e già incominciamo a intravedere leggermente qualche cosina, però dovremo aumentare inevitabilmente, scusate, dovremo alzare inevitabilmente i tempi di scatto. Qua vedete che l'oggetto, mettiamo in rack, qua vedete che l'oggetto è perfettamente a fuoco e tutto il resto dietro è chiaramente molto molto più sfocato. Questo è utilissimo per
evidenti i primi piani, in modo che tutto quello che è dietro non possa distrarre la persona che guarda il video e rimanga solamente a fuoco il soggetto. Quindi alziamo, per esempio in questo caso, diminuiamo il diaframma a 10, poi con la ghiera spostiamo a 50 fotogrammi, che comunque è la corretta, nel corretto valore per le registrazioni video, 50 e 100, e aumentiamo gli ISO. Benissimo, qua si può notare che, come abbiamo visto, si vede di nuovo la nostra pallina, e dietro comunque rimane un pochino più a fuoco. Possiamo anche decidere di incrementare addirittura a 22, quindi in questo caso alzeremo gli ISO, quindi la sensibilità, e come potete notare quasi tutto a fuoco. Adesso io metto in rec, quindi in questo caso abbiamo 50 come tempo di scatto, 22 diaframma e 1000 ISO. Adesso torniamo, per esempio, al nostro, se dovessi fare io una composizione con questo tipo di luce, comunque farei un F10, un 50 fotogrammi al secondo, e spostiamo l'ISO. L'ISO sono molto importanti, e poi vedremo anche per il rumore fotografico, diminuire il rumore fotografico a scapito della luce. Poi faremo un altro tutorial su questo. Quindi metterai un ISO 200. Schiacciando possiamo vedere anche se siamo sovraesposti o sottoesposti. In questo caso schiacciamo REC, e questa è una composizione perfetta utilizzando i 50 fotogrammi al secondo. Vediamo ora come si comporta la nostra GH2. Abbiamo messo il selettore su video, abbiamo messo il fuoco manuale, e adesso qua abbiamo un'apertura di diaframma di 11, quindi piuttosto chiusa, un 50 fotogrammi al secondo e ISO 250. Vedete che anche nell'istogramma abbiamo una giusta configurazione di RGB. E quindi anche non satura di alte luci e non satura di neri. In questo caso facciamo il nostro zoom manuale, quindi mettiamo bene bene a fuoco la nostra pallina e andiamo in rec. Come potete vedere abbiamo la nostra pallina a fuoco, e anche il resto è abbastanza a fuoco. Ora stiamo utilizzando una sorta di grandangolo che è un 20 mm, però nella GH2 c'è un fattore di crop 2x, quindi un 20 mm si raddoppia e diventa un 40 mm, quindi 10 mm in meno rispetto alla comparazione del 50 mm della Canon 5D Mark II che abbiamo fatto prima. Adesso andiamo invece a diminuire anche qua il nostro diaframma, quindi Q menu, scendiamo, mettiamo addirittura 1.7, aumentiamo quindi il tempo di scatto addirittura a 4000 e diminuiamo l'ISO, rimettiamo a fuoco la nostra pallina. Vedete che adesso l'immagine è un po' scura, quindi andremo ad diminuire, sempre col Q menu, il nostro tempo di scatto. Come potete notare, adesso la pallina è a fuoco e chiaramente il contorno, cioè tutto ciò che è dietro la pallina, è molto più sfocato.
Questo serve, ripeto, per i videoclip quando si vogliono fare i primi piani e lasciare che il soggetto prenda diciamo, forza, rendendo nella composizione tutto quello che c'è dietro sfocato e quindi non distoglie diciamo, lo spettatore dal primo piano. Bene, ringrazio a tutti per questa visione del mio video tutorial che riguardava appunto il diaframma. Parleremo nella prossima puntata di tempi di scatto e della loro utilità nei video, per esempio, musicali. Per ora tutto, vi ringrazio dell'attenzione e alla prossima puntata. Ciao a tutti da NDVIA.